Quando si parla di cura della pelle dopo 50 anni, si pensa immediatamente a come contrastare le rughe, la perdita di tono e lo svuotamento dell'ovale, tutte condizioni tipiche dell'invecchiamento cutaneo. Ci sono però delle altre particolarità tipiche delle pelli mature, a cui prestare attenzione se vogliamo mantenere un aspetto giovane il più a lungo possibile. Uno dei segni tipici del passare del tempo sono le discromie, le piccole macchie scure che fanno apparire l'incarnato meno omogeneo e luminoso. Proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB è fondamentale per prevenire, ma se le macchie sono già comparse, è possibile ricorrere ad attivi schiarenti e uniformanti come l'estratto di peonia bianca, in grado di ridurre queste discromie, o il piresorcinolo, un attivo depigmentante di ultima generazione, dalla forte azione schiarente e ben tollerato a livello cutaneo. Anche la pelle del collo risente del passare del tempo. Nel collo, infatti, sono presenti meno ghiandole sebacee e la pelle è più delicata. Nonostante questo, spesso ci dimentichiamo di prendercene cura in maniera adeguata. È importante riservare al collo la stessa routine di bellezza che si dedica al proprio viso. Un'altra curiosità riguarda la pelle impura, che a differenza di quanto comunemente si pensi, non è una caratteristica solo delle persone giovani. Quando nel corso della vita di una donna cala il livello di estrogeni, l'equilibrio cambia con una stimolazione dell'attività delle ghiandole sebacee. Ecco quindi che compaiono i tipici segni di una pelle impura, come la propensione a sviluppare punti neri, brufoli e lucidità, soprattutto nella zona T. La pelle mista impura dopo i 50 anni è generalmente di intensità moderata, tuttavia è bene trattarla con prodotti specifici, preferibilmente a base di attivi purificanti come la bardana. Parla con il tuo farmacista di fiducia delle tue specifiche esigenze. Insieme a lui potrai scoprire i trattamenti più adatti a te. Ti aspettiamo in farmacia!